cambia che l'anno scorso facevo il secondo e quest'anno faccio il primo. Quindi cambia molto, parecchio. Sì, è una cosa molto importante, molto bella, di cui vado fiero, orgoglioso. E devo dire che più di me ci ha creduto su questa cosa il presidente, che ci ha creduto molto più di me tempo fa. Quindi penso che sia un grande merito suo anche questa cosa. Sì, io direi una bella responsabilità. So che la sento mia questa squadra, quindi questa città sono da molti anni, molto tempo. Perciò so che è difficile anche il campionato italiano, quest'anno secondo me il campionato stiamo vedendo come si stanno rinforzando le squadre, secondo me sarà molto più difficile, quindi bisogna partire al massimo giorno dopo giorno e lavorare duro, come abbiamo fatto l'anno scorso. Sì, li ho visti a tutti molto, molto bene, comunque domani dovranno fare i test. E vedremo meglio, ma penso che così a vista stanno molto bene. No, è un bello stimolo per tutti noi, perché io penso che è importante sempre che l'obiettivo nostro del Cagliari è la salvezza. Però è altrettanto vero che anche l'anno scorso l'abbiamo visto, cioè questo è recente, siamo arrivati quasi al decimo posto, quindi bisogna migliorarci. Questo è importante e bisogna sempre ambire di più, non solo a livello personale, sino a livello collettivo come squadra. Quindi penso che questa cosa sia bella e penso che lo possiamo fare, però sempre tenendo presente che il primo obiettivo è la salvezza. No, questo, io oggi ho questi giocatori, quelli che ho avuto l'anno scorso, e mi sa Marius, che è più facile chiamarlo così, che è nuovo. Poi c'è Giorico e D'Ameto, che non c'era l'anno scorso. Io ho questi giocatori e sono contento di li alleno. Poi il mercato, lo dico già oggi perché poi parleremo altre volte, c'è il mercato, io non parlo di mercato, parlerà il presidente Salerno. Penso che il presidente tutti gli anni ha fatto bene il mercato, quindi ha molta più esperienza di quello che possa dire io, quindi in questi termini io non parlo di mercato, io alleno la squadra che ho, quindi io sono contento di quello che ho. Sì, questo è un dato importante perché come tutti gli anni vanno molti ragazzi e quest'anno sono pochi ragazzi, quasi poco niente, questo vuol dire che c'è una rosa importante. E questo fa piacere perché poi uno può scegliere. E questa è una cosa che mi piace molto, avere una squadra competitiva come lo abbiamo dimostrato l'anno scorso. E questo è importante per noi, per lo staff. Sì, io penso che loro rimangono con noi, sono con noi, quindi hanno tutto per far bene. È un anno molto importante non solo per loro due, sino per tutti noi. È vero che sono giovani, devono migliorare, quindi secondo me non abbiamo visto il tetto di questi giocatori perché sono in crescita. Quindi hanno tutto per migliorare. E penso che lo faranno perché sono due ragazzi che sono ragazzi molto seri, che lavorano tanto e bene. Poi sono due ragazzi che ascoltano molto e che questo è importante in questi giorni, che prima secondo me era una regola. Oggi forse i ragazzi non ascoltano tanto, ma io posso dirlo che questi due ragazzi ascoltano molto i più grandi. Sì, penso che un vantaggio già sia averle avuto l'anno scorso a tutti, quindi già partiamo avvantaggiati perché ci conosciamo entrambi. E poi partire dall'inizio si dettano le basi per tutto l'anno, quindi cambia che questo l'ho dovuto fare in corsa e non è ovvio che poi in corsa non hai tutto il tempo di fare più didattica e questo è importante sia in ritiro che ora si possono fare, però ripeto, siamo avvantaggiati non solo noi come staff sino anche loro che ci conosciamo.
No, penso che l'hai visto anche l'anno scorso, non penso non cambierà niente, cioè poco e niente, lo abbiamo visto l'anno scorso. E per me questa squadra può giocare sia con il col trequartista, senza il trequartista, perché c'ha i giocatori per farlo. Però il modulo che piace molto è quello col trequartista. No, guarda, io ripeto, Avenatti non c'è, quindi io no, non posso parlare di Avenatti, io non ne ho Avenatti. Nel momento che arriverà Avenatti parleremo di Avenatti. Quindi siccome non c'è, mi dispiace ma non parlo di Avenatti. Sì, cioè, va bene, noi oggi apriamo il giornale, uno va di qua, l'altro di là. Oggi ce l'abbiamo e io lavoro con quelli che ho. Poi si vanno via, si vedrà. Però per il momento sì, cioè, io preferisco non parlare di mercato perché c'è cioè, meglio di no. Io parlo di quelli che ho, come per esempio l'esempio suo che mi ha parlato di Avenatti, cioè io di Avenatti non posso immaginare perché non ne ho Avenatti, quindi no, è inutile parlare. Poi è inutile parlare anche se poi va via o non va via. Cioè io oggi non ho Astori perché lui ha fatto la Coppa con la Nazionale, quindi non c'è, ma fra 2 settimane ci sarà. Almeno questo è quanto, no? C'è questo un bel gruppo, un gruppo affiatato, un gruppo che è maturo e quindi... Tutti noi, io ho fatto il calciatore, sappiamo che poi cioè, si può cambiare di squadra. Penso che sia un gruppo maturo in questo senso. Sì, questa è una bella cosa. Ci sono molti giocatori che stanno qua e hanno fatto il settore giovanile. Questo è molto importante per la società e vuol dire che si sta facendo un buon lavoro. Cioè, dietro Matteoli ci sono degli allenatori che lavorano, io sono stato. Ho vissuto anche il lavoro con loro e penso che si sta facendo un buon lavoro e si farà ancora. E questo è importante per la società. Mario. Cioè, dammi un po' più di tempo. L'ho visto oggi, l'ho visto qualche partita, ma c'è poi un conto vederlo e poi un altro conto allenarlo. Secondo me è destro e sinistro poi. Sì, centrale, difensivo. Ci sono tanti momenti, tante cose, ma sicuramente la tattica è quella che mi piace di più. Poi, quando uno parla di tattica, ci sono molte cose che vanno dentro la tattica, quindi c'è anche guardare le partite nostre, le partite loro, quindi è una cosa che mi piace molto. Sì, questo... Lo abbiamo maturato e poi penso che dopo che abbiamo conosciuto il vero valore di questa squadra abbiamo iniziato a cambiare un po'. E poi è vero che per certi tratti ci è mancato il trequartista che era Andrea e quindi lì dovevamo fare diversamente. E poi con tanti giocatori che hanno tante caratteristiche diverse, penso che questa squadra, cioè, le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatto perché sapevamo che i giocatori rispondevano. La corsa a scudetto, cioè, secondo me c'è sempre il Milan e ovviamente la Juventus. Poi mi piace... Sì, io penso di sì, alla pari. Poi ammiro Mazzarri, quindi penso che anche l'Inter si riesce a fare in fretta, a capirlo. I giocatori riescono a capirlo, penso che possano fare altrettanto bene. E giù, poi piano piano si vede, perché poi il campo, io sempre guardo il campo e secondo me il campo è quello che parla e ci sono tutte le squadre che sono a metà classifica in giù dell'anno scorso. E poi comprese le nuove promosse e poi... Lì, queste squadre qua. Questo, anche questo, cioè, io preferisco parlare poco, preferisco che parli il presidente perché è quello che sta facendo di tutto per averne uno stadio. Quindi io mi auguro che ci sia lo stadio perché penso che sia bello per noi, per la gente, giocare a Cagliari. Però penso che il presidente sta facendo di tutto per farci giocare a Cagliari.